giubilare. Il tema di questo giubileo sembra un po' strano, ma in realtà è molto bello e sarà un po' anche il tema che ci accompagnerà in questi tre incontri. È a tavola con San Domenico. Allora si tratterà di capire che cosa significa stare a tavola con San Domenico e ci accompagneranno tre persone che in qualche modo conoscono San Domenico. Sono Mirella, Padre Gabriele e Sabina. Un frate, una monaca e una laica. Buongiorno a tutti. Il nostro ordine è l'ordine della parola, no? Questa mattina appunto vorrei parlare con voi con dei testi che non sono propriamente la Bibbia, ma sono una Bibbia vissuta, perché i nostri santi, sappiamo, hanno vissuto la Sacra Scrittura e quindi quello che troviamo, soprattutto in alcuni santi che poi ci hanno lasciato degli scritti importanti, sono un'esperienza della parola di Dio vissuta nella loro vita. Quindi ci mettiamo anche in ascolto, in un certo senso, di Domenico attraverso una sua figlia, ecco, quindi attraverso una donna, che non sempre si ascoltano le donne. Ma lasciamo che sia lei oggi a dirci qualcosa. Ieri con alcuni di voi c'è stato un momento molto bello, informale, di condivisione dove si parlava di meditazione, contemplazione, parola di Dio. Ecco, ascoltiamo qualcosa di questo, da questa santa che è Santa Caterina da Siena, forse almeno di nome l'avete sentita. Qualcosa, diciamo, cosa lei ha da dirci su qualcosa di questi temi, no? Per la nostra vita. Io ho preparato qualche cosa, ovviamente non leggo tutto, ma vi do il testo, in modo che poi anche dopo, volendo, ve lo potete rivedere, e toccherò alcuni punti di queste lettere che lei ha scritto a dei giovani. Sono delle persone giovani. La prima è una sua nipote, no? Quindi una ragazza come voi, e poi la seconda è lo stesso una ragazza che poi è diventata la beata Chiara Gambacorti nell'ordine, ma a quel tempo era solo una ragazza che, poverina, era diventata vedova molto giovane, ecco, quindi aveva avuto questa esperienza e lei le Firenze si chiama Nanna. Caterina scrive: a nome di Gesù Cristo crocifisso e di Maria Dolce. Carissima figliola in Cristo Dolce Gesù, io Caterina, ve lo traduco anche mentre parlo, nel senso cambio anche un po' le parole, serva e schiava dei servi di Gesù Cristo, scrivo a te nel prezioso sangue suo. Lei inizia sempre così le sue lettere, come una formula. E poi dice il tema della lettera: con desiderio di vederti vera sposa di Cristo crocifisso. Ora voi penserete, sta parlando una monaca, una suora? No, no, nel Vangelo si parla della sposa, no? Tutti siamo chiamati a essere la sposa di Cristo, cioè di unirci a Lui, di creare comunione con Gesù, no? Quindi lei parla a questa ragazza e dice: desidero che tu sia unita a Gesù. E fuggire ogni cosa che ti impedisse di avere questo dolce e glorioso sposo, cioè di unirti a lui. E poi inizia questa specie di esegesi della parola di Dio. È un'esegesi non come gli esegeti di oggi, no? L'analisi letterale,
ma è una sua interpretazione di questa parabola, la parabola delle 10 vergini, che tutti conosciamo, no? Penso. La trovate comunque in Matteo 25, 1-13, se nel caso voleste andare a rivederla. E dice: non potresti essere unita così a Gesù se non fossi come quelle vergini sagge, consacrate a Cristo, dice lei, no? Che avevano le lampade con l'olio e c'era dentro il lume. No? Quindi vedi che a voler essere sposa, a voler essere unita a Gesù, ti conviene avere la lampada e l'olio e il lume. Sai cosa vuol dire questo? Le dice. La lampada è il nostro cuore. Perché il cuore deve essere fatto come una lampada, dice lei, no? Tu vedi bene, no, vedete che lei usa delle immagini concrete, tu vedi che la lampada è larga sopra e sotto è stretta. E così è fatto, dice lei, il nostro cuore. Vuol dire che dobbiamo tenerlo largo sopra e sotto stretto. Cioè, largo sopra cosa vuol dire? Avere questa continua orazione, dice lei, no? Preghiera, cioè, il pensiero di Dio. E avendo, ascoltate, perché questa è anche la preghiera, ieri mi dicevate anche alcuni, cos'è la preghiera, la... Avendo in memoria i benefici di Dio, cioè a volte quando preghiamo, cosa dobbiamo fare? Ricordare tutti i benefici che Dio ha fatto nella mia vita. E quante volte la mattina ci alziamo e pensiamo subito al negativo? Invece la mattina la prima cosa dovrebbe essere: grazie Dio, se anche tutto mi andasse male, grazie perché sono viva. Grazie perché oggi ho una nuova possibilità. Grazie perché ho questo, quell'altro. Posso pensare, posso capire, posso mangiare, posso fare tante cose. Ecco, lei dice, la lampada sopra ha questo pensiero di Dio, di tutti i suoi benefici. La memoria, stamattina si parlava della memoria nella lettura che abbiamo letto. Eterna la sua misericordia, sì. Percorrere è stato tutto un canto, no? Quello che Dio ha fatto per me. Ognuno di noi potrebbe scrivere questo salmo. Eterna è la tua misericordia, perché hai fatto questo per me. Eterna la tua misericordia. Nella vita spirituale la memoria è fondamentale, perché se non ho memoria dimentico quello che Dio ha fatto per me. Com'è fra due fidanzati? Se non ti ricordi quello che lui ha fatto per te, cioè come fai a costruire l'amore fra due sposi? Come fai a costruire l'amore? Devi ricordare anche i benefici che hai avuto, no? E quindi lei dice, tutti i benefici di Dio, soprattutto il beneficio del sangue, cioè la sua misericordia per me, il suo perdono continuo, no? Qualsiasi cosa io abbia fatto, Dio è lì con le braccia aperte, non mi giudica mai, nel senso non mi condanna, ma sempre mi dà una nuova possibilità. Ecco, avere sempre questa memoria. Ecco, ricordare tutto quello che ha fatto per noi, che ci ha dato il suo figlio Gesù. E poi dice più avanti, pagina 814, e dissi che la lampada è stretta sotto, e vuol dire che il cuore deve essere stretto verso le cose terrene. Cioè, cosa vuol dire questo? Non desiderarle né amarle disordinatamente. Cioè, non è che non dobbiamo desiderare come nel buddismo, no? Non desiderare così non soffri, no. Noi dobbiamo desiderare. Domenico era un uomo di ardente desiderio, San Domenico, perché Gesù era un uomo di ardente desiderio, no? Ma non dobbiamo amare e desiderare le cose, le persone, lei dice, in maniera disordinata. Questo è il peccato, cioè quello che ci separa da Dio. Non il fatto che amiamo le cose, questo non è un peccato, o le persone, ma è il disordine, cioè non mettere... Non dare il giusto posto alle cose o alle persone.
persone. Desiderare più di quanto Dio ci voglia dare, ma sempre ringraziarlo vedendo la sua provvidenza, no? Imparando a vedere la sua provvidenza, come ringraziandolo appunto di tutto quello che ci dà. E così il nostro cuore, dice, sarà veramente una lampada. Ma dice, questo non basterebbe se non ci fosse l'olio dentro. E l'olio è la vera umiltà, la profonda umiltà, come diceva stamattina il padre, l'umiltà che cos'è? È verità, la verità di noi stessi, no? E dice, per avere l'umiltà che cosa bisogna fare? Avere una vera conoscenza di se stessi, crescere in questa conoscenza, no? E conoscere, ad esempio, abbiamo fatto tutti esperienza di qualcosa di negativo che da soli non riusciamo, da cui non riusciamo a liberarci da soli, no? Può essere una malattia, può essere una prova, tu vorresti togliertela e non riesci. Questo ci fa capire che siamo limitati, che non siamo Dio. Ecco, lei dice, questa lampada che è stretta sotto, ci ricorda anche la conoscenza di noi che dobbiamo approfondire, cioè che noi senza Dio non siamo niente, perché non possiamo toglierci niente del male anche, ma solo ricevere da Lui tutte queste grazie, no? E quindi questo è bene ricordarcelo, perché? Perché ci fa ricordare che io senza Lui non sono niente, ma con Lui invece sono chiamata a essere tanto. Perché Lui mi vuole riempire dei Suoi doni, ma sono Suoi i doni, non sono miei. E quindi senza il Suo aiuto noi non possiamo neanche compiere una cosa buona, no? E quindi questo lei dice, dobbiamo ricordarcelo, la lampada stretta sotto, la conoscenza di noi, chi siamo realmente. Siamo qualcosa di grande, ma senza di Lui non siamo niente, no? E lei dice, usa delle parole forti, senza di Lui non siamo nulla, siamo obbrobrio, miseria, puzza, fragilità, peccati, no? Ma dice, stare solo in questa conoscenza di sé sarebbe molto negativo, dice, non sarebbe buono, perché l'anima sarebbe confusa, ovviamente, no? E dalla confusione arriverebbe alla disperazione. Allora dice, ci conviene stare anche nella conoscenza della bontà di Dio per noi, la lampada è larga sopra, ricordando appunto, come abbiamo detto, tutti i suoi benefici, che ci ha creati a sua immagine, ci ha dato la grazia di Dio, no? Che ci rende simili a Lui. Quindi lei dice, il nostro cuore è così, dobbiamo avere sempre la conoscenza di noi insieme alla conoscenza di Dio, crescere in questo, no? Ricordando i suoi benefici, ricordando i nostri errori che ci fanno capire che noi senza Lui siamo nulla, ma anche i suoi doni che ci dicono cosa Lui vuole fare di noi anche, no? Qualcosa di grande, perché ci ha fatto doni grandissimi a ognuno. Non c'è nessuno che non ha grandi doni. E poi dice, insieme a quest'olio, dobbiamo avere anche il lume, perché tutto questo non basta, se una lampada resta spenta, che senso ha? Non fa luce agli altri. Quindi adesso, perché l'immagine sia viva, la accendiamo. E questa luce, le dice, è la fede. La fede, il credere in Gesù, fa sì che questa esperienza che noi facciamo nel nostro cuore di conoscenza di Lui in noi, ci rende luce. E la luce, vedete, che illumina. Se fosse più grande anche scalderebbe. Quindi se noi viviamo questo, con la fede diventiamo come una lampada accesa, che illumina, arde e illumina, diremmo così, è proprio la vocazione domenicana, non solo ardere, diceva Santo Tommaso, ma anche illuminare, no?
cioè non solo per noi stessi, ma per gli altri anche. Quindi questo cammino lo facciamo per noi, così il nostro cuore diventa anche per gli altri un dono. E poi lei dice ancora, io non, ripeto, non mi fermo su tutto perché sennò sarebbe lunga, ma poi potete anche leggervela. Dice il Vangelo che quelle vergini sagge erano cinque. Vedete che lei interpreta tutto molto liberamente, no? Non è una lettura esegetica, ma spirituale, potremmo dire, della sua esperienza. Lei racconta un po' la sua esperienza anche, no? E dice, questo cinque vergini, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi anche dobbiamo sottomettere i nostri sensi, lei richiama i cinque sentimenti del corpo, cioè i sensi, no? Cosa vuol dire sottomettere? Che dentro di noi ci deve essere un'armonia, cioè Dio ci ha fatti per essere armonici, non deve prevalere qualcosa su qualcos'altro. Quindi il corpo non deve prevalere sull'anima e l'anima sul corpo, ma tutto deve essere un'armonia. Questo ovviamente ci vuole tempo, no? Perché anche a volte siamo schizofrenici e quindi la mente va da una parte, il cuore va dall'altra, il corpo va dall'altra, benissimo. E questo non ci fa neanche bene, andiamo dallo psicologo, eccetera. Ma vedete che lei è una psicologa, no? Perché se noi riuscissimo a fare questo cammino nel nostro cuore con Dio, avremo meno bisogno anche dello psicologo. Perché quello che viviamo dentro di noi deve essere in armonia col corpo, tutto. Quindi la mente, il cuore, la memoria, perché a volte anche la memoria va per conto suo, no? Ricorda quello che non deve ricordare, non ricorda quello che deve ricordare, ma noi abbiamo qualcosa di grande che è la nostra volontà, e Caterina dice altrove che questo è il dono più grande che Dio ci ha fatto, la volontà, la libertà. Lo sentite dentro di voi che la libertà è il dono più grande, che ci fa simili a Dio anche, no? E Dio ci ha dato una grandissima dignità, ha dato la libertà. Quindi nessuno può impedirci di lavorare su noi stessi in questo, no? E di, vuol dire sottomettere, cioè non deve prevalere una cosa sull'altra. Il corpo non deve decidere quello che non hanno deciso la mente, il cuore, la volontà, tutto deve essere insieme, questo, no? In una grande armonia, come poi lei altrove dirà, l'armonia fra le persone, tutto Dio ha creato per l'armonia, no? Per la comunione. Anche i sensi devono essere in comunione con tutto il resto della persona per portare vita, per amare, perché siamo fatti, lei dice, per amare. Il nostro cuore, lei dice, è fatto per amare. Altro che il buddismo che dice di non desiderare, no? Non che non amo il buddismo, però desiderio, no, desiderare, desiderare di amare sempre di più, non c'è limite a questo, bisogna essere, possiamo dire, sregolati nell'amore, no? Proprio illimitata, è una cosa illimitata. Però per crescere in questo, bisogna crescere in questa armonia. E poi dice, è tanto geloso delle sue spose, Dio, ma le sue spose non sono le suore, i frati. Siamo tutti, come abbiamo detto prima, cioè, tutti siamo chiamati a questa comunione con Dio, sposati, laici, religiosi, tutti. E Dio è geloso di te, è molto geloso. Perché? Attenzione, perché lei dice, se si accorgesse che tu amassi qualcun altro più di lui, subito si sdegnerebbe. Ma cosa vuol dire questo? Non si arrabbia se tu ami Dio più degli altri. Cioè, lui vuole essere il primo. Perché? Perché tu non puoi amare gli altri, veramente, se non metti lui al primo posto. Perché diventa un amore egoistico. Noi non siamo capaci di un amore vero, gratuito. Quindi questo amore gratuito, anche fra sposi, lui vuole essere il primo, perché solo se lui è il primo nella nostra vita, se lasciamo che sia lui a ordinare il nostro cuore e non noi,
cioè lo ameremo veramente totalmente, veramente, sinceramente. Sarebbe un dono vero, ecco, per l'altro, non per noi, cioè la senti poi la persona, no? Che ti ama per sé, egoisticamente, che ti usa, cioè. Quindi, ma questo noi da soli non ci riusciamo, no? E Dio vuole questo. Lui è geloso perché? Perché ama troppo, ci ama troppo, potremmo dire. E quindi vuole che anche noi ci amiamo con il suo amore. Ma possiamo fare questo solo se mettiamo Lui al primo posto, no? E poi quest'olio, lei dice, a volte sono anche le lodi degli uomini. Cioè noi a volte invece dell'olio di cui abbiamo parlato prima, dell'umiltà, della conoscenza di noi, pensiamo di usare, di accendere questa lampada con le lodi delle persone. Ieri qualcuno lo diceva, no? Fare le cose perché gli altri pensano di me, così ho l'apparenza bellina, dopo come su Facebook dove metto le foto belle rifatte, no. E invece no, anche qua libertà, no, io fare le cose, cioè questo cammino ci aiuta a essere liberi anche da quello che pensa la gente, perché se ascoltiamo quello che pensa la gente, io sarei ferma qua tutta la vita, no? Perché comunque hanno sempre, sì, c'è da dire, no? Invece no, io non cammino per quello che dice la gente, ma per quello che mi dice il Signore. E poi state tranquilli, che non vi mancheranno mai le vere relazioni, perché Dio non fa mai mancare niente, no? Di quello che ci è necessario. Ecco. Ma cosa, dunque, abbiamo detto quindi che questo è il nostro cuore.